Questo programma è offerto da Tecnocampus. Lunedì 25 febbraio, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche questa mattina alla rassegna stampa come ogni giorno offerta da Tecnocampus e cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti principali narrati dalle testate nazionali, vediamo tutte le prime pagine e cominciamo già a vedere che il primo punto all'ordine del giorno è determinato proprio dalle elezioni che nella giornata di ieri ci sono state in Sardegna e che a quanto pare sta segnando una netta prevaricazione del centrodestra con una sfida al centro-sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle si trova comunque in netto svantaggio. Cominciamo a vedere le prime pagine, partiamo questa mattina con il Corriere della Sera, andiamo a vedere infatti che cosa racconta oggi e infatti si parte proprio da questa vicissitudine, dalla Sardegna caduta dei 5 Stelle, exit poll, il Movimento sotto il 20%, più che dimezzato rispetto alle politiche, la Lega non sfonda. E centrodestra in vantaggio, ma per la presidenza è testa a testa con Zedda del PD e infatti si profila un testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas e quello del centro-sinistra Zeddas per la presidenza della regione Sardegna. Ma la sorpresa, secondo gli exit poll, è il dato dei 5 Stelle. Il loro candidato è stimato sotto il 20%. Un anno fa i pentastellati erano al 40%. E ancora continuiamo a vedere sempre che cosa accade da questa prima pagina. Idem la carta Pisapia. Zingaretti, lui capolista alle europee. Zingaretti, federatore irrealistico. Calenda non risparmia critica al governatore che vede Pisapia capolista alle europee. Non credo che a Giuliano interessi il listone. E sul caso Salvini, legittima difesa, ancora litigano le toghe. Infatti la visita di Matteo Salvini in carcere a Piacenza dall'imprenditore Peverri, condannato per tentato omicidio, divide i magistrati. Da una parte le dichiarazioni dell'ANM che ha parlato di delegittimazione del sistema giudiziario, dall'altra magistratura indipendente che dice da Salvini parole non lesive. Ed ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti che vengono narrati questa mattina nella parte sinistra, ossia nell'editoriale della pagina. Rapporti di forza a sinistra sono questi gli scenari e i segnali che rappresenta appunto il Corriere della Sera. E stando agli exit poll, nelle elezioni sarde il candidato del centrodestra Christian Solinas avrebbe ottenuto tra il 36,5 e il 40,5%, quello del centro-sinistra Massimo Zedda tra il 35 e il 39, quello grillino Francesco De Gu tra il 13,5 e il 17,5. Alle politiche del 4 marzo in Sardegna il Movimento 5 Stelle aveva sfiorato il 40% e il PD era precipitato al 14,3%. Diamo pure per scontato che i risultati di stanotte possano essere considerati soltanto come indicativi e potranno essere modificati anche radicalmente, in particolare per quel che riguarda l'elezione del presidente della regione, quando nella giornata di oggi a scrutini ultimati si conosceranno i dati reali. Insomma, la realtà è questa, ovviamente si tratta di exit poll, i risultati verranno resi noti solamente nella giornata di oggi, visto che da questa mattina si partirà appunto nel vagliare quali sono effettivamente le circostanze e i voti conferiti sia al centrodestra e al centrosinistra che ai pentastellati. E ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano. I negoziati con la Cina rappresentano un momento forte anche per questa prima pagina. La via della seta è più vicina all'invito all'Italia di Xi
Jinping. La firma con cui l'Italia, prima fra le prime 10 economie del mondo, aderisce alla cosiddetta Via della Seta, che dal 2013 è il grande progetto di Xi Jinping, potrebbe essere pronto per il 22 o addirittura per il 23 marzo. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, abbiamo visto che nella scorsa settimana c'è stato un vero e proprio un convegno sulla pedofilia operato dalla Chiesa Cattolica, in particolare dal Vaticano, e vediamo che è stata forte la condanna di Papa Francesco, che ha annunciato anche da questo grande evento un motu proprio: il Papa e il mostro pedofilia proteggano i piccoli dai lupi. E la pedofilia è la manifestazione attuale dello spirito del male, e il prete che abusa di bambini diventa uno strumento di Satana. Così Papa Francesco dice che bisogna proteggere i piccoli dai lupi voraci, e poi viene annunciato un motu proprio sulla protezione dei minori. Ed ancora al metro, lo scandalo della stazione chiusa da 4 mesi, ricorderete l'evento che ha segnato appunto questo metro, le scale del metro, quando 125 giorni fa, ne sono passati così tanti, alcuni tifosi erano ammassati l'uno sull'altro e sono precipitati per metri proprio sulla scala mobile della fermata Repubblica a Roma. E adesso si vede proprio da questo articolo che è ancora fuori servizio, chiusa, sprangata, al posto dei turisti che vanno e vengono chiassosi ci sono i cartoni e le pentole dei crociar che spariscono di giorno e tornano di notte per dormire al riparo dal freddo che ancora si fa sentire in zona. Gli affari vanno male, i commercianti meditano addirittura di fare una denuncia e la decisione di chiudere tutta la fermata è di ATAC. Ufficialmente si dice mancano i ricambi, devono essere costruiti, secondo quanto annuncia appunto il Corriere della Sera in questa giornata, visto che sembra essere davvero complicato riuscire a determinare una soluzione per questa metropolitana. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo adesso sul quotidiano Libero ed andiamo a vedere anche da qui quali sono le novità per la Sardegna, che definisce proprio verdetti, grillini moribondi, e la Lega avanza. Centrodestra in testa secondo gli exit poll, sfida aperta. Bene il candidato del centro-sinistra, male il 5 Stelle, rapporti di forza nell'esecutivo in questo momento sono individuati e ribaltati, quasi come se effettivamente l'elezione della Sardegna fosse esclusivamente appannaggio di una vicissitudine che è quella del governo italiano, e quindi rappresenti proprio il voto alla regione l'esatta manifestazione di quella che è la volontà dell'intero popolo italiano. E ancora vediamo caro Di Maio, ci si rivede a Canossa o a vendere bibite allo stadio del Napoli, così racconta appunto di questa situazione Vittorio Feltri. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina Alberto Bombassei, patron di Brembo, il governo è fuori strada, crisi dura se va avanti così, e l'ex PM milanese Alfredo Robledo, oggi che non sono più toga, i giudici mi preoccupano. E infine vediamo il direttore di Rai 2, Carlo Freccero, in TV, mi ha riportato Movimento 5 Stelle, ma dice devo tutto a Berlusconi. Ed ancora continuiamo a vedere nella parte bassa della pagina, il sondaggio e fuga da Gigino, Giovani e Meridionali, chi passa al Carroccio? Questo è quello che viene raccontato appunto questa mattina da Libero. E infatti racconta proprio di questa situazione che sta ribaltando tutti quelli che sono gli schemi politici, ossia in tanti che seguivano il Movimento 5 Stelle, secondo questa testata, si stanno proiettando verso il partito di Salvini. E ancora continuiamo a vedere un'altra notizia nel piede di questa prima pagina. Le donne ora giocano al rugby e fumano i sigari, in nazionale femminile più forte della maschile, quante fan del toscano. Insomma, una realtà che anche qui è diametralmente opposta a quella a cui siamo abituati, ma regolarmente rappresenta una situazione di cambiamento, visto che prima c'era una repressione in termini morali che adesso probabilmente sembra non esserci più, o forse c'è, ma ancora a livello parziale. E ancora vediamo nella parte sempre più bassa della pagina la gente che le canta ai delinquenti, i testi legge e ordine del rapper in divisa. Insomma, la musica diventa anche qualcosa di diverso, e ce lo racconta proprio questa mattina
libero. Ma continuiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo ora sulla Verità. Babbo Renzi: mi versava i soldi per pagare i lavoratori in nero. Questa è la verità shock che viene raccontata da un super testimone. Gabelli alza il velo, il sistema della distribuzione dei volantini è marcio. Può reggersi solo con l'evasione dei contributi, le fatture false e mandando al macero la merce. Oggi l'interrogatorio di Tiziano e della moglie. Ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Il guru dei sovranisti: cari amici 5 Stelle, le grandi opere assolutamente, dice, servono. E infine vediamo nella parte sinistra della pagina l'editoriale di Belpietro: patrimoniale, nuovo mantra di chi tifa contro l'Italia. Ci riprovano, ma il premier Conte dice no, non ci sarà alcuna patrimoniale, non abbiamo intenzione di fare una nuova manovra. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano: altri 300 milioni per il vitalizio di Juncker e Company, gli euroburocrati guadagnano 30.000 euro al mese, ma ora dovremo ripianare il buco del loro fondo pensioni. Ed infine nella parte bassa: sbarchi azzerati, pacchia finita anche per gli hotel che lucravano sui migranti. Ed infine anche qui si parla di summit in Vaticano in maniera un po' differente, infatti racconta di una vicenda diversa, ossia le vittime degli abusi protestano dal Papa solo parole. Insomma, le due facce di una medesima situazione, che è quella di una pedofilia che molto spesso non è stata raccontata, adesso viene manifestata, ma trova comunque chi protesta e reclama contro Papa Francesco. E ancora vediamo nella parte alta del Fatto Quotidiano, si continua proprio su questo tema: Papa Francesco durissimo con i preti pedofili, chiude il sinodo ad hoc, però non riesce a convincere la parte omertosa della Chiesa alla tolleranza zero. Ed ancora vediamo sempre in questa prima pagina: Venezuela, oro a Guaidò, si gioca la carta USA, Maduro è spacciato, il summit in Colombia, gli Stati Uniti verso una possibile guerra. E ancora la Spagna al voto: Podemos in crisi, è spaccata in due per lo scontro tra i due leader, Rayon e Iglesias. E nella parte centrale della pagina anche qui vediamo che il primo piano, il focus è proprio sulla Sardegna, la sinistra insidia la destra, altro crollo dei 5 Stelle. Solinas 37,41% e Zedda 36,40%, ovviamente ricordiamo che sono gli exit poll, oggi lo spoglio delle schede per le regionali. E infatti vediamo che testa a testa tra i due candidati, governatori Zedda e Solinas, le liste del centrodestra sono più avanti di oltre 10 punti, ma il sindaco di Cagliari insegue a brevissima distanza grazie alle sue preferenze personali. Un'altra sconfitta per il Movimento 5 Stelle, che si ferma sotto al 20% e dimezza i voti delle politiche di un anno fa. Ma il sorpasso leghista questa volta però non c'è. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina la storia di copertina: così in Brasile la Fiat schedava i lavoratori. Infatti l'ufficio sicurezza dentro l'azienda era infiltrato dalla polizia del regime che spiava gli operai. Molti dipendenti sovversivi vennero così licenziati e arrestati. All'interno di questo articolo tutti i documenti inediti. Ed ancora ardita il togato del CSM sulle carriere separate: vogliono PM governativi che non disturbino i VIP. Infatti il procuratore aggiunto di Catania, membro della corrente di Davigo e l'ossessione della politica per il lavoro dei magistrati, fine ultimo è far cadere un limite costituzionale all'esercizio del potere, ponendo forme di controllo sui PM. Ed ancora nella parte bassa della pagina si parla di sanità, raccolte online per pagare le cure, foto, racconti, strappalacrime, un crowdfunding disperato. E infatti usate foto spettacolari, fate video, le persone dovranno esclamare wow e scegliere titoli accattivanti. Non ci occorrono soldi, ma la battaglia di Giulia contro il cancro incitano a una narrazione emozionante della propria malattia per aumentare le possibilità di successo. Sono queste le piattaforme di crowdfunding per scopi sanitari con milioni di utenti e centinaia di migliaia di campagne, perché ovviamente si sa, quando si guarda in faccia la sofferenza e soprattutto quando riguarda persone sempre più deboli, sempre più in difficoltà, il crowdfunding trova davvero la via spianata. Il problema grande è questo, che se si continua a spettacolarizzare la malattia, se si continua a spettacolarizzare le difficoltà altrui, nel tempo ci abitueremo anche a questo e non diventeremo più sensibili praticamente a nulla. Insomma, il monito che vi vorrei dare questa mattina è: facciamo attenzione
attenzione a tutto questo perché non deve essere spettacolarizzata la malattia, quanto piuttosto l'umanità dovrebbe essere resa più viva e soprattutto essere considerata l'unico elemento per cui cominciare a fare qualcosa per gli altri. E ancora vediamo l'ultima notizia in questa pagina: in teatro torna Gagliardi, lo scugnizzo della canzone napoletana, racconto delle origini tra militari USA. Questo appunto è la novità di questa pagina, infatti dice: emozionato, certo che lo sono, un artista senza emozioni è un robottino, un algoritmo, né cosa, una cosa. Cosa finta, appunto, dice Gagliardi, e la gente se ne accorge. Canto da una vita e alla mia età salgo sul palco e mi emoziono ancora, quasi come se si stesse raccontando la stessa, la medesima storia di prima della spettacolarizzazione. Se si finge, ovviamente dall'altra parte arriva, e non ci sono dubbi su questo, e allora tanto vale essere se stessi e soprattutto raccontare i fatti come sono. I fatti li continueremo a raccontare, però subito dopo un momento di pubblicità. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.P.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la nona edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo pronti qui sull'informazione che arriva dalle testate nazionali. Ci spostiamo adesso sul tempo e andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano. Vediamo che si parla di lavoro in 26.000 per 258 posti da infermiere. Clamoroso al bando del Sant'Andrea di Roma, che ha raccolto un esercito di aspiranti. Nel Lazio ne mancano 3.000, ma ancora oggi è a piedi chi ha vinto il concorso del 2016. E ancora supervento qui a Trieste, facciamo così. Nei giorni scorsi, infatti, il meridione è stato sferzato da folate di vento gravi, pericolose, che hanno cagionato tanti danni e soprattutto vittime. E da Trieste, ovviamente, dove sono più abituati al vento, danno proprio i consigli su come affrontarlo al meglio. Ma noi ci auguriamo che, ovviamente, la situazione sia stata ormai passata. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano: rinnovamento Zinga, Pisapia capolista, ed infine nella parte bassa della pagina, partitone dell'Italia, anche qui si parla di rugby, perdiamo
per l'arbitro oppure al rugby, ma il direttore di gara regala la vittoria all'Irlanda. Insomma, gli arbitri sembrano davvero giocare un ruolo fondamentale nelle partite, non solo in quelle di calcio dove siamo sempre più abituati ad essere penalizzati, ma a quanto pare adesso la novità riguarda anche il mondo del rugby. Ed ancora ci spostiamo sul giornale: naufragato e naufragio grillino, centrodestra a valanga, il voto in Sardegna, ma per il governatore è un testa a testa con il PD. Ed ancora vediamo l'altra notizia nella parte centrale della pagina, vediamo due ex PM contro, Nordio bacchetta l'economia di Salvini, dice non è liberale, e di contro Di Pietro sulla TAV, opera essenziale, 5 Stelle incapaci. E ancora l'analisi del voto in Sardegna, Salvini sbaglia la sua prima mossa. E nella parte bassa della pagina, Macron non scia più, è da ricchi la scelta pauperista del presidente francese. Ed ancora andiamo a vedere nella parte sinistra della pagina, vediamo Alessandro Sallusti che commenta in maniera pesante il summit sulla pedofilia, dicendo l'ipocrisia della castità che mina la Chiesa. Infatti dice Papa Francesco ha chiuso ieri il primo vertice della Chiesa mondiale sull'emergenza pedofilia, che il più delle volte nel clero coincide con orientamenti omosessuali. Non sono mancate nel corso del dibattito purtroppo veramente franchezza e autocritica, ma le ricette per risolvere il problema appaiono teoriche e fumose. Ovviamente questo è quello che racconta appunto Sallusti, che rappresenta una Chiesa che ancora si trova in difficoltà, visto che comunque c'è ancora il celibato, che secondo appunto l'editoriale rappresenta uno scalino ancora insormontabile. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ci spostiamo sulla Repubblica e vediamo che anche qui l'apertura è sul voto in Sardegna, schianto dei 5 Stelle, exit poll, testa a testa, destra e Zedda. Vantaggio minimo del candidato leghista Solinas, Movimento 5 Stelle intanto dimezza i consensi e l'ira di Di Maio dice adesso si cambia. Ed ancora la disfatta che mette a rischio il governo, si parla ancora di questo, mentre frena il Premier dice assolutamente no. E nella parte centrale della pagina anche qui una foto che riguarda dal Vaticano, il Papa mai più omertà sui pedofili. E nella parte bassa della pagina Giulio Regeni, la famiglia indagate ancora, ecco chi bisogna interrogare, dicono. E per il reddito di cittadinanza il caos a 10 giorni dal via, manca persino il modulo. E nella parte bassa della pagina Bisio racconta di una Rai con un clima pesante, problemi per la parola Lega. E nella colonna di destra vediamo un po' quella Italia che si è arresa alla paura. E vero è che troppo spesso si ha paura di tutto, si ha paura di parlare, si ha paura di essere, si ha paura di vivere. Questo ovviamente è quello che ci appare sempre più evidente, ma troppo spesso ci lasciamo davvero intimorire da qualsiasi cosa e non riusciamo a compiere passi fondamentali per la nostra esistenza, cosa che invece dovremmo essere liberi di fare. Insomma, prestiamo maggiore attenzione e soprattutto cerchiamo di essere più inquadrati e di cercare aiuto in chi effettivamente ce lo può dare e non chi ci mitizza ancora di più questo elemento qual è la paura. E se un ragazzo si ribella ai genitori Novax, ecco un altro argomento in primo piano, dopo un ragazzino che è stato operato per la leucemia, che ancora non è libero di ritornare a scuola perché ci sono compagni di classe che comunque non sono vaccinati, e il ragazzino ovviamente ancora si trova in difficoltà perché non è immunizzato ovviamente, e la situazione si presenta sempre più grave perché se non c'è una via alternativa non potrà ritornare a scuola e quindi non potrà svolgere la sua attività regolare proprio perché i Novax dicono noi non ci vacciniamo. E ancora nella parte bassa della pagina Dan Brown così ha reso digitali i manuali dei segreti alchemici e anche di quelli massonici, insomma una versione totalmente rinnovata
occupata di questi elementi che ovviamente toccano anche il mondo del web. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Ci spostiamo adesso sul quotidiano Il Mattino ed andiamo a vedere proprio le notizie che ci racconta a partire da 150 anni fa, quando il Sud si ribellò contro la tassa sulla fame. Insomma, quando ancora il meridione veniva considerato un elemento poco convincente, visto che in molti saggi proprio i cittadini del meridione venivano considerati proprio come pusillanimi, e la situazione a quanto pare non era così precaria, visto che avevano la capacità di ribellarsi alle ingiustizie e non erano solo esseri passivi. E ancora vediamo la spy story: l'ex consigliere di Trump e i misteri del Russia Gate sono nascosti in Italia. E ancora il contro Oscar e Hollywood sbeffeggia The Donald, peggiore attore. Notte per gli Oscar e purtroppo pessime notizie per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina, vediamo che anche su questa testata l'articolo di apertura riguarda l'elezione del governatore in Sardegna. 5 Stelle, il crollo continua. Gli exit poll: centrodestra avanti sul centrosinistra, i grillini sotto il 20, la Lega non sfonda e Salvini teme il contagio, pressing dei suoi per rompere l'accordo. Voto per le regionali in Sardegna: crollano ancora i 5 Stelle che si fermano tra il 14,5 e il 13,5. Il centrodestra avanti nel voto alle liste con una forchetta tra il 43 e il 47%, seguito dal centrosinistra che oscilla tra il 27 e il 31%. Questo è il responso degli exit poll. La Lega non sfonda, Salvini teme il contagio, pressing dei suoi per rompere l'alleanza, ma il leader resiste, fedele a Di Maio. Lo spoglio delle schede comincia appunto questa mattina. Vediamo ancora il retroscena, conti da correggere. Il governo studia il mini aumento IVA. Sul tavolo del governo il mini aumento dell'IVA, allo studio un pacchetto fiscale con la prossima legge di bilancio, aliquota ordinaria al 23% in cambio di più detrazioni a persone e imprese. E ancora vediamo il commento sempre sull'articolo di apertura, l'attivismo di Matteo che prosciuga l'alleato dopo l'Abruzzo, la Sardegna. A quanto si ricava dai primi exit poll diffusi ad urne appena chiuse, i risultati reali si conosceranno solo nella giornata di oggi, dal momento che lo scrutinio notturno pare implichi una fatica insopportabile per noi italiani. Il copione si è ripetuto secondo quelle che erano le previsioni delle analisi e le attese degli stessi partiti, e infatti la coalizione di centrodestra avrebbe ottenuto tra il 43 e il 47% dei voti. Ciò conferma che quando il vento soffia nessuna barriera può trattenerlo. Il vento in questo caso è quello del salvinismo, capace evidentemente di intestarsi ormai qualunque malessere sociale, reale o immaginario che sia. Ed ancora vediamo nella parte centrale della pagina: Napoli poker a Parma, Ancelotti rilancia, risveglio del bomber Milik, scudetto nulla è ancora deciso. E il punto: ma ormai è tardi, che rammarico. Il Napoli infatti ha trovato i gol alla vigilia di due notti che riempiranno finalmente il San Paolo. Ed ancora il controcampo, ma contro la Juve non è mai un test. L'allenatore nervosetto e filiforme, la squadra fa un test importante in vista del ritorno con l'Atletico. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Il giallo di Roberta sembrava suicidio, indagate tre amiche. Stiamo parlando di un fatto avvenuto a Portici, la ragazza che cadde dalle scale 7 anni fa, il GIP adesso dichiara istigazione o omicidio preterintenzionale. 7 anni dopo infatti vogliono leggere le conclusioni tecniche sulla morte per caduta dal 6° piano di un palazzo a Portici di Roberta Scarcella. Suicidio, la procura indaga anche per istigazione al suicidio e omicidio preterintenzionale a carico delle tre amiche che vissero accanto a Roberta le sue ultime ore di vita. Ed ancora il caso: il Papa, la pedofilia e le vittime deluse. Il Papa chiude il summit della pedofilia nella Chiesa, ma le sue parole mandano su tutte le furie le vittime che hanno espresso il proprio disagio davanti all'ennesimo discorso sociologico e ben poco pratico. Insomma, questa è una vicenda che continuerà ancora.
ancora a far discutere e soprattutto a parlare. E ancora le interviste del mattino, l'autonomia che danneggia Milano così come Napoli, a parlare Giuseppe Sala e Navigator saranno un flop, le aziende selezionano da sole. Infatti il sindaco di Milano Sala domani sarà a Napoli e dice l'autonomia danneggia anche Milano e su Navigator avverte saranno sicuramente un flop. Un anno dopo la batosta il PD non ha ancora capito perché, a parlare Antonio Bassolino, le primarie serviva un congresso vero, appoggio Zingaretti, e per l'ex governatore Bassolino infatti dopo la batosta il PD non ha capito ancora il perché le primarie, prima serviva un congresso vero e adesso a quanto pare le cose sono cambiate, io continuo ad appoggiare Zingaretti. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina la crisi in Venezuela, perché lo scontro Guaidó-Maduro può contagiare l'America, infatti il presidente colombiano Iván Duque ha attraversato il ponte di Cicuta, secondo il mandatario è il muro di Berlino del XXI secolo. A confine tra Colombia e Venezuela sono schierati politici, artisti, spie e paramilitari. Come ai tempi della Germania Est, centinaia di migliaia di venezuelani sono passati di lì per fuggire in Colombia e poi in mezzo mondo. Ed ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo adesso sul quotidiano di Torino La Stampa e vediamo che anche qui in primo piano c'è proprio la Sardegna che secondo questo quotidiano abbandona i 5 Stelle. Risultato a sorpresa nell'isola, Salvini il nostro candidato ha ottenuto meno delle liste, oggi lo spoglio. Regionali la Lega non sfonda e per la presidenza è testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, i gredini sotto il 20% in un anno. Persi quasi 2 elettori su 3, il voto disgiunto spinge Zedda. E intanto Di Maio sotto accusa rilancia, senza alleanze non si vince e Fontana, Lombardia, modello da imitare, qui il Movimento 5 Stelle dice non ci frena. Ed ancora le conseguenze per i gialloverdi, ma a quanto pare nulla sarà come primo. Un testa a testa centrodestra centrosinistra con il primo il leggero vantaggio e il secondo all'inseguimento con il candidato premier, già sindaco di Cagliari, Zedda, che potrebbe perfino prevalere sulla sinistra, sulla sarda Solinas, grazie al voto disgiunto e al premio previsto dalla legge elettorale. I primi exit poll delle elezioni regionali in Sardegna confermano e accentuano la tendenza di 2 settimane fa in Abruzzo con un crollo dei 5 Stelle. A prima vista si direbbe che rallenti l'avanzata che sembrava inesorabile di Salvini e del redivivo centrodestra unito localmente, ma tuttora diviso a Roma. Non sono stati premiati o non lo sono stati, come era da aspettarsi, gli sforzi del leader leghista e del suo ministro dell'agricoltura Centinaio per risolvere la protesta dei pastori, una frangia dei quali ieri mattina ha aggredito con un comando a viso coperto l'autista di un'autobotte costringendolo a versare il latte sulla strada. Insomma, anche questi sono i problemi che hanno determinato un voto così sorprendente ovviamente in Sardegna, ma sicuramente oggi vedremo tutto quello che è accaduto e soprattutto chi vincerà oppure no. E ancora vediamo dove nasce la violenza dei venti. Paolo Antonelli, il clima spezzato alla triennale. Ho scelto il tema delle catastrofi naturali, è una prospettiva a cui dobbiamo abituarci, è così che racconta Paolo Antonelli nella sua triennale. Insomma, davvero siamo arrivati a questa possibilità catastrofista, abituarci a tutto ciò che la natura vuole raccontarci nel suo modo di essere attualmente, ma la realtà è che tutto dipende da noi, anche se continuiamo a dire che la colpa ovviamente non ci appartiene. E ancora continuiamo a vedere nella parte bassa della pagina una brutta notizia di cronaca, un'inchiesta che viene fatta proprio da questo quotidiano, lotta tra cani, un business da 3 miliardi. E ancora una volta gli animali sfruttati, aggrediti e violentati proprio per compiere azioni sempre più vili, ossia le lotte tra animali che altrimenti non farebbero assolutamente. Continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo adesso su una parte più leggera che dovrebbe essere quella dello sport e vediamo infatti il Corriere dello Sport che cosa ci racconta e a quanto pare ci racconta di una bissovar. Caos Moviola a Firenze, 5 interventi, l'ultimo per assegnare il rigore del 3-3, Inter giunta al 101, Spalletti inviperito, non era a mano, lo hanno visto tutti. E nella parte centrale della pagina, e poi entra Dybala, Juve a Bologna la Juve non migliora ma vince 1-0 dalla panchina, i bianconeri ancora scossi dal KO di Madrid soffrono, poi la gioia chiude la pratica.
Palo di Sansone a tempo scaduto, successo numero 22 in 25 partite, in A e record, e Zilischi e Doppio Milik a Napolaccio. E Napolaccio, travolto il Parma al Tardini, in gol anche un A, 4-0 domenica sfida ai campioni. Ed infine nella parte bassa della pagina, la Coppa di Pep, Massario è furioso, il City rivince ai rigori, Kepa dice no al cambio. Ed infine vediamo sulla neve i sorrisi azzurri, Pellegrino De Fabiani, bronzo mondiale nel fondo, e a Montana trionfa la Brignone in combinata. Ed ancora ci spostiamo sempre sulla parte sportiva, tutto sport, e Inter furibonda, ribalta la Fiorentina, poi subisce la controrimonta viola culminata nel rigore contestatissimo del 3-3. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, Juve vitamina D, bianconeri soffrono a Bologna, poi entra Dybala e firma una vittoria fondamentale in chiave scudetto e per allontanare i fantasmi della serataccia di Madrid. Domenica sera la sfida con il Napoli che resta a -13. Ed ancora nella parte destra della pagina, Ancelotti in Europa, tifo Juve, Napoli, Super Milik, poker al Parma. E la Coppa di Lega al City, Sarri capò ai rigori, appeso a un filo. Ed infine sci tra Coppa e Mondiali, trionfo Brignone, bronzo nel fondo. E queste sono le notizie che ci vengono raccontate anche dai quotidiani sportivi. Insomma, questa mattina una mattinata controversa, ma soprattutto all'ordine delle polemiche. Per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani nazionali, per il momento è tutto. Vi lascio qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo e vediamo quali sono i fatti in primo piano in terra di lavoro. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Uno dei più ambiziosi programmi italiani per la trasformazione di uno storico quartiere, simbolo dell'industrializzazione, in un luogo all'avanguardia per lavorare. Tecnocampus nasce dal progetto di riconversione dell'area industriale dismessa nel 1989 dalla fabbrica Pisana S.p.A. del gruppo francese Saint-Gobain. Un progetto che ha saputo rispettare l'architettura originaria del luogo, rendendola perfettamente funzionale alle attività di un terziario avanzato. Tecnocampus è un luogo vitale. L'albergo, con il suo centro congressi da 1200 posti complessivi, offre oltre 2500 metri quadri di aree espositive. L'attività convegnistica è destinata ad espandersi ulteriormente con la prossima apertura di un secondo centro congressuale da 2000 posti. A Tecnocampus si è tenuta la 9ª edizione del Forum Internazionale della Piccola Industria e ha ospitato l'Italian Film Market, la sezione del Drake International Film Festival riservata agli scambi di progetti e film. Tecnocampus offre uffici per realtà piccole, medie e grandi e permette di modulare gli spazi secondo le esigenze del cliente. Un centro facile. Chi sceglie Tecnocampus ha davanti a sé un unico interlocutore che faciliterà al massimo le operazioni di insediamento. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le tematiche che riguardano la Campania, più da vicino Napoli, ma soprattutto Caserta. Andiamo a vedere quali sono le notizie in primo piano, partendo dal quotidiano online La Repubblica, e partiamo dalla cronaca. Sfregio alla Tarantina, alle 16 un presidio di solidarietà, e infatti uno sfregio così grave, lo vediamo nell'immagine, eccola qua, ritratta appunto da questo quotidiano, uno sfregio così grave non poteva non provocare ovviamente reazioni immediate. A pochi giorni
giorni dalla sua inaugurazione, i vandali hanno sporcato con la vernice spray il ritratto di Tarantina Taran, ultimo femminiello di Napoli, oggi 84enne, opera dello street art Vittorio Vaniante in via Concezione, Monte Calvario e quartieri spagnoli. La vernice ha coperto il volto di Tarantina, accanto è comparsa la scritta "Non è Napoli". Era il pezzo forte dell'iniziativa Start Street Art, comunità territorio. Ora è il segno del disprezzo per qualcosa di bello. Così alle 16 di oggi, in via Concezione a Monte Calvario, presidio di solidarietà e resilienza organizzato dal Comune di Napoli in seguito all'atto omofobo e vandalico, si legge in una nota del Comune che continua un gesto vile e di profonda ignoranza della nostra storia e della nostra cultura, al quale occorre dare subito una risposta concreta, con una condanna formale, il ripristino in tempi brevi dell'opera stessa e soprattutto una mobilitazione popolare per affermare che Napoli è amore e non odio né tantomeno sopraffazione. Ed ancora continuiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani online, vediamo ancora sulla Repubblica, ci spostiamo però sullo sport, la parte bella del Napoli, infatti che show al Tardini, 4-0 al Parma, Milik protagonista con una doppietta. E Napoli si ritrova infatti al Tardini contro il Parma, riecco l'entusiasmo ma soprattutto i gol, pensate, ben 4. Milik firma una doppietta e sale a 14 reti in campionato. Bene pure Unai Zilinski, resta ancora l'asciutto Mertens che nel primo tempo ci prova però senza troppa fortuna. Carlo Ancelotti può sorridere, stavolta il Napoli concretizza la mole di gioco prodotta e si presenta nel migliore dei modi al big match contro la Juventus in programma domenica al San Paolo. Insomma, buone notizie per questa squadra che fino a poco fa aveva lasciato tutti un po' con l'acqua alla gola e soprattutto l'amaro in bocca. Ancora continuiamo a vedere le altre notizie di cronaca che vengono proprio dal Repubblica Online. Salerno, un immigrato denuncia razzismo contro di me in ospedale. Questa è la situazione che si presenta appunto al pronto soccorso, una signora inveisce contro il ragazzo e dice "devi morire, qui non devi stare più e io non ti voglio assolutamente più". E ancora vediamo appunto l'immagine di questo ragazzo, Sulemir Rachidi filma tutto e posta il video sul suo profilo Facebook e dice "questa è l'Italia dove la vita umana non ha nessun valore, in un ospedale pubblico dove ti dicono devi andare al paese tuo, devi morire perché sei nero. Dopo questo episodio ho deciso di non curarmi più e sono andato via da questo ospedale. Io sono fiero della mia razza e sono fiero del colore della mia pelle, dite a Salvini che sono ancora vivo". La vicenda viene così denunciata al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che dice "avvierò una serie di verifiche in primo luogo per sapere se il ragazzo ha sporto regolare denuncia sull'accaduto o se deve essere aiutato a farlo e se sarà confermato l'inaccettabile comportamento chiederò la sospensione dei responsabili". Insomma, ogni giorno una vicenda diversa ma sempre dello stesso argomento, ossia forme di razzismo per tutti, sempre più quasi come se le situazioni fossero sempre più avvincenti. Questa è una realtà che ci fa male ma che comunque delinea e denota ancora una forma di razzismo per tutta l'Italia, non solo per il meridione. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo adesso su Il Mattino, andiamo a vedere le cartelle pazze alle aziende di Napoli, privacy violata via i ricorsi. E infatti vediamo che si parla di una cronaca di un disastro annunciato, le proteste dei contribuenti e delle associazioni che costringono il Comune a rifare i conti sui tanti errori commessi nell'invio di 600.000 avvisi di accertamento sulla Tari 2014-2017. Il numero delle richieste illegittime aumenta giorno dopo giorno, esattamente come il disorientamento dei cittadini. E nello stesso tempo emergono in modo sempre più evidente le difficoltà dell'amministrazione comunale a fronteggiare un fenomeno che oggi sembra davvero essere molto più vasto. Insomma, prestiamo attenzione maggiormente anche perché queste cartelle hanno coinvolto tantissime persone e adesso sembrano essere tutti davvero impazziti. Ancora continuiamo sul tema della cronaca, al Mattino, Rolex falsi, affari d'oro sull'asse Napoli-Cina-Svizzera, ce n'erano infatti di tutti i tipi, prezzi e modelli, un forziere privato lì nella sua abitazione alle spalle del Loreto Mare, dove gestiva un traffico tutto personale. Il commercio di orologi Rolex falsi, uno dei fenomeni criminali da sempre in espansione. Se ne sono accorti i carabinieri della stazione di Borgo Loreto al termine di indagine ad hoc sui canali dello smercio e della possibile
disponibile ricettazione di orologi comprati e venduti in mezzo mondo grazie all'abilità di specialisti del ramo. Ma andiamo con ordine a partire dal dato di cronaca. Sono stati infatti sequestrati 46 Rolex falsi nella casa di uno specialista, il 63enne Giuseppe Caserta, che è stato denunciato a piede libero. Nella sua abitazione aveva riproduzioni ritenute di buon livello dei preziosi esemplari che servivano ad alimentare, secondo gli inquirenti, un mercato parallelo degli orologi di valore. Diversa ovviamente la tesi del 63enne, pronto a dimostrare la propria responsabilità nella rivendita degli orologi. Un blitz che conferma comunque la centralità del capoluogo partenopeo in maniera di furti, riproduzione ed anche ricettazione. Ma continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e vediamo che oggi le scuole casertane sono chiuse, al contrario quelle di Marcianise no. Insomma, una notizia che ha aizzato un po' gli studenti sia nei confronti del sindaco di Marcianise, che non ha preso provvedimenti per le previsioni meteo ancora un po' altalenanti, e d'altro canto la città di Caserta che si presenta con le scuole chiuse. Insomma, una vicenda che ha fatto alzare la voce proprio al sindaco di Marcianise, che dice: se le scuole di Caserta sono chiuse e non è sicuramente per un vezzo o per piacere, ma semplicemente perché era necessario fare determinati controlli aggiuntivi, ma nello stesso tempo il problema era anche che a Marcianise quei controlli erano già stati fatti, quindi chiuderle era assolutamente irrilevante. Il problema cardine è stato appunto il maltempo di queste due giornate, che ha scompensato tutta una situazione che sembrava essere davvero ormai cambiata. Infatti ci eravamo già proiettati in una primavera che ci stava accogliendo a braccia aperte, quando siamo stati davvero sconvolti dal freddo, dalla neve e soprattutto dalle folate di vento che hanno fatto danni di non poco conto. Ma continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Cronaca anche qui, sempre per il maltempo, schiacciati dal muro si aggravano le condizioni di Diana. Lunedì i funerali del fratello, il testimone: ci stavamo riparando dal vento quando è crollato tutto. Andiamo a vedere proprio questa notizia, che ovviamente riguarda l'argomento con cui abbiamo aperto questa pagina, e infatti vediamo che si sono aggravate le condizioni di Vincenzo Diana, uno dei pensionati scampati al crollo del muro ad Alvito in provincia di Frosinone, nel quale è morto anche il fratello, entrambi originari di Casal di Principe. Come riporta infatti Frosinone Today, l'uomo di 76 anni è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sora. In base alle prime informazioni traperate, sarebbe stato colpito da una grave emorragia interna che ha impedito anche il trasferimento presso una struttura della capitale. A perdere la vita nel crollo del muro alto 2 metri a causa dell'ondata di maltempo e del forte vento, sabato mattina sono stati Carlo Diana, fratello di Vincenzo, e Guido Alpassi, pensionato residente a Verona. Insomma, stavano semplicemente discutendo come si fa nella vita quotidiana di situazioni lavorative, e all'improvviso il vento ha determinato questi crolli, appunto lasciando le persone ferite e alcune morte. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano da Caserta News e vediamo, eccoci qua nella parte centrale, Casapulla al centro, elezioni, Lillo inaugura il comitato con Bosco e la Zagaria. E da Marcianise automobile si ribalta su Viale Carlo III, immediatamente giunti i carabinieri. Da Aversa invece un furto in una profumeria, ladri in fuga col bottino, hanno divelto la serranda e sono entrati nel negozio come se niente fosse. Ed ancora andiamo a vedere Carnevale. Tutti i divieti, i commercianti adesso rischiano grosso, e andiamo a vedere appunto che cosa sta accadendo a Capua. E infatti da giovedì si parlerà appunto di questi divieti. Martedì stop ad alcolici e superalcolici, infatti vietata la vendita di questi elementi durante l'apertura pomeridiana di negozi e locali. E questa è la decisione del commissario prefettizio che guida il comune di Capua, Ilaria Tortelli, in vista dell'inizio delle manifestazioni del carnevale, per cercare di prevenire le conseguenze degli abusi di bevande alcoliche, visto purtroppo quanto avvenuto negli anni passati. Il viceprefetto ha firmato l'ordinanza con la quale viene stabilita una multa fino a 500 euro per commercianti
che vendono tali bevande durante l'apertura pomeridiana a partire dal 28 febbraio e fino al 5 marzo. Ma non basta, perché nei giorni clou, sia giovedì 28 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo, dalle 17 alle 24 sarà vietata nelle aree del centro storico ed in tutte le aree interessate dalle sfilate e dagli spettacoli anche la detenzione e la vendita per asporto di bevande contenute in vetro, alluminio e plastica. Stando a quanto si legge appunto nell'ordinanza del commissario, si rischia una multa fino a 500 euro. Anche in questo caso praticamente non sarà possibile avere neanche una bottiglietta d'acqua, perché il timore è che la serata e la stessa possa essere lanciata o utilizzata come un'arma impropria. Insomma, a capo a quest'anno il carnevale viene considerato a rischio e soprattutto si tenta di prevenire i danni che potrebbero inficiare una festa piena di colore e di vita. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Caserta News: l'ordine degli avvocati si costituisce nel ricorso promosso dagli esclusi. Del Vecchio, Manna e Mirra impugnano la proclamazione degli eletti, i consiglieri di Dignità Forense votano contro se stessi. Ed ancora vediamo una tragedia: muore a 40 anni per un malore in pizzeria. Purtroppo capita sempre più spesso e neanche l'intervento dei medici a bordo di due ambulanze è riuscito ad evitare la tragedia. E infatti nella notte scorsa verso la mezzanotte un uomo è morto a causa di un malore fatale all'interno di una nota pizzeria di Portico di Caserta. A causare il decesso di Pier Giacomo Ricciardi, noto musicista e soprattutto autore di Marcianise, è stato probabilmente un infarto. Sul luogo della tragedia, insieme alle ambulanze, sono intervenuti anche i carabinieri con due pattuglie della compagnia di Santa Maria Capovetere. Il quarantenne era molto noto nell'ambito della musica casertana per le sue collaborazioni con decine di artisti locali, per i quali scriveva anche i testi. Ma continuiamo ora a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sulla parte sportiva e andiamo a vedere che cosa è accaduto ieri alla Golden Tulip Volalto 2.0 di Caserta, che non è riuscita a passare. Infatti le padrone di casa dell'Omac Marignano vincono per 3-1 al termine di una gara combattuta per 3 set, perché poi nell'ultimo parziale le rosa nero hanno praticamente perso la concentrazione fermandosi a quota 11. Seconda sconfitta di fila fuori casa per Cella e compagne, che adesso però devono rientrare a Caserta e pensare già alla prossima gara. Turco dice: al Palavignola arriverà Ravenna e là sicuramente non ci fermeremo. Insomma, veramente una riflessione per queste due partite, ma soprattutto l'impegno ad andare avanti e a vincere la prossima sfida proprio tutta casertana. E per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi è tutto, vi lascio adesso ai programmi di Teleprima. Ringrazio come sempre Tecnocampus che ci offre l'opportunità di stare con voi e soprattutto vi auguro una splendida giornata. Ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.